Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. Pillole di Non Solo Suoni, la storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, è notizia di pochi giorni fa dalla cronaca la scomparsa del boss di Camorra Raffaele Cutolo, morto in carcere a Parma. Ebbene, si è scatenato un dibattito che ha riguardato anche il mondo della musica, proprio così, in particolare per un brano di Fabrizio De André intitolato Don Raffaè. Nel 1990 il boss, inorgoglito e compiaciuto dalla convinzione che l'importante cantautore italiano gli avesse dedicato la canzone, scritta con Massimo Bubola e musicata da Mauro Pagani, gli inviò persino una lettera di ringraziamento. Quel brano, contenuto nell'album Nuvole, è diventato, quasi come tutte le canzoni di De André, un classico della musica italiana. Come raccontò lo stesso Faber, alludeva a Raffaele Cutolo, ma di certo non era una canzone dedicata al fondatore della nuova camorra organizzata. Immaginate la mia sorpresa quando ho ricevuto una lettera di Cutolo che mi faceva i complimenti per la canzone, raccontò De André, e aggiungeva: non capisco come abbia fatto a cogliere la mia personalità e la mia situazione in carcere senza avermi mai incontrato. Non si era offeso e gli era piaciuto il verso in cui cantava Don Raffaè: voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. E anche quello in cui il secondino gli chiede il favore di trovare un posto di lavoro a un suo parente. Alla lettera, spiegò ancora De André, Cutolo aveva legato un libro di sue poesie, almeno un paio davvero pregevoli. Gli ho risposto per ringraziarlo, recentemente mi ha scritto ancora, però stavolta non gli ho risposto. Un carteggio con Cutolo non mi sembra il massimo. Don Raffaè dunque, canzone che fu cantata da De André anche in coppia con Roberto Murolo al concerto del 1 maggio del 1991 e di cui Pino Daniele realizzò una magnifica versione dicendo: in un momento in cui tutti cantano in inglese, Faber ha deciso di cantare in napoletano. Di certo però questa canzone non è dedicata al camorrista, parla della sua figura, ma come sempre nelle opere del cantautore genovese è solo la scusa per denunciare qualcosa di più grande e grave. In questo caso si tratta della situazione critica nelle carceri italiane, soprattutto negli anni 80, e della sottomissione dello Stato al potere della criminalità organizzata. Faber inoltre concentra la sua attenzione non tanto sul boss malavitoso, quanto su Pasquale Caffè Fiero, brigadiere del corpo di polizia penitenziaria del carcere di Poggio Reale, e nella storia ecco che l'agente di custodia è sottomesso in qualche maniera al boss, che lui riconosce detentore della vera autorità, e per questo arriva a considerarlo un galantuomo ingiustamente costretto a vivere in carcere. Pasquale Caffiero è succube della cultura della sua terra, in cui spesso la malavita sostituisce lo Stato e cerca il consenso di quello che reputa un uomo sceltissimo, immenso, come canta De André. Per questo gli offre dei servigi speciali, come per esempio fargli la barba o il caffè. In quanto vera autorità riconosciuta, a cui si sente devoto, il brigadiere gli chiede diversi favori personali, come per esempio il prestito di un cappotto elegante di cammello da sfoggiare un matrimonio, oppure un posto di lavoro per il fratello. Il gesto di offrirgli ripetutamente un caffè, del quale esalta la bontà, è anche questo un atto di devozione e naturalmente dettato dal desiderio di compiacere l'autorità per avere poi dei vantaggi personali. Dunque Caffiero diventa uno dei tanti personaggi amati da De André, i diseredati, gli umili, i marginati, insomma gli emarginati, quelle anime salve del suo ultimo album, dove il termine salve etimologicamente significa solitarie, e il brigadiero del carcere è un uomo solo, mediocre, sottomesso, deluso. La sua solitudine nel brano di De André è ancora più forte ed evidente di quella di Don Raffaè. È lui insomma il protagonista della canzone alla quale vi lasciamo oggi, è a lui che va in qualche maniera la pietas di Fabrizio De André, con buona pace di Raffaele Cutolo.
Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable at your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.